Gli uomini hanno abbandonato le montagne che stanno tornando selvagge. I boschi avanzano e creano una nuova regione di pini, faggi e querce abitata da grandi predatori. Castelli in rovina e villaggi ormai deserti si popolano di piante e animali. Ci sono più lupi, cervi e orsi sulle Alpi oggi di quanti ce ne fossero due secoli fa. Uccelli considerati estinti riemergono dal passato. Animali domestici abbandonati a se stessi tornano a lottare per sopravvivere e quelli selvatici fingono di essere docili pets per vivere accanto agli uomini. Piante e animali alieni provenienti da mondi lontani si fanno largo ai danni delle specie indigene. Ci aspetta un futuro con piranhas in agguato nei fiumi, gamberi killer nei laghi, pappagalli nelle città. Uno scenario anni fa inimmaginabile, che cambia giorno dopo giorno e del quale, soprattutto, non si vede la fine. Ogni giorno la banda del faro fa il punto sulla battuta notturna e si prepara a quella diurna. Non c'è un attimo di pace per questi cacciatori snelli, un po' sottopeso, ma agili, forti e astuti. E devono esserlo per sopravvivere fra rocce a picco sul mare e cespugli fitti e pieni di spine. Qui ci sono solo il vento, il mare, il sole, la solitudine. Sono alcuni gatti che nessuno nutre, cura, vezzeggia. Vivono in completa libertà in una piccola isola della Sardegna vicino al faro. Il faro da tempo non è più abitato, perché è automatico. Per questo i gatti, fatta eccezione per i mesi estivi in cui ci sono un po' di turisti, per 10 mesi l'anno non vedono anima viva, solo le lucertole e gli uccelli che rappresentano le loro prede principali. La loro storia segue un cliché che si ripete praticamente uguale in tutto il mondo. È probabile che anche qui, anni fa, una gatta incinta sia stata abbandonata nel luogo più lontano possibile dal centro abitato perché non potesse ritrovare la strada di casa e tornare dal suo padrone. Contro ogni aspettativa, la gatta è sopravvissuta. I suoi gattini sono nati e sono cresciuti e insieme a lei hanno dato vita alla Banda del Faro, questa comunità di gatti che lottano, si riproducono, muoiono in totale autonomia dagli uomini ormai da molte generazioni. Nessuno si prende cura di loro. Solo un pescatore a volte viene qui a lasciare un po' di cibo, ma per il resto devono
cavarsela da soli, come qualsiasi creatura selvatica. Quanto riescono a mangiare è frutto della caccia agli uccelli, proprio come fanno in cielo i falchi della regina. Eccoli. Bianca, elegante come una duchessa. Miciolino, con il pelame striato. Bigio, un veterano dei corsi di sopravvivenza per gatti. E Pigrotto, quello che dorme sempre, ma è in realtà il più micidiale fra tutti. Ha puntato una pernice che canta fra le rocce e i cespugli. Non la uccide subito. Perché privarsi del piacere di giocare con un malcapitato volatile finito ormai fra le sue grinfie? Ma poi la fame prende il sopravvento sull'esaltazione del cacciatore. Comincia dalla testa, ossa e cervello, le parti più nutrienti. Qualcosa resterà anche per gli altri, ma ora Pigrotto è troppo affamato per dividere la pernice con il resto della banda. Come farebbe un leone, finché non è sazio, non cede il posto. Un tempo questi gatti sarebbero stati frettolosamente etichettati come gatti randagi. Oggi sono noti fra gli scienziati con un nome un po' altisonante: Feral Cats. I Feral sono una categoria particolare di animali, nata e cresciuta con gli esseri umani, che si colloca a metà strada fra gli animali domestici e quelli selvatici. I primi, si sa, sono stati creati e sfruttati, ma anche nutriti e protetti dagli uomini. I secondi, cioè i selvatici, a volte sono stati ignorati, ma più spesso sono stati perseguitati. In tutto il pianeta, fra le due categorie, in effetti non corre buon sangue. Gli animali domestici sottraggono cibo, acqua e spazio a quelli selvatici. Quelli selvatici, quando possono, mangiano quelli domestici. E così è stato per migliaia di anni, finché in molte parti del mondo, in ogni ambiente, a volte per caso, a volte per incuria, a volte per cattiveria, gli uomini hanno creato le condizioni per cui molti esemplari domestici sono dovuti tornare alla vita selvatica. È nata così una nuova categoria di animali, i feral. Spesso hanno aspetto assolutamente innocente, come i gatti del faro, ma il loro impatto sulla vita selvatica, anno dopo anno, diventa sempre più impressionante. Molti animali domestici vorrebbero tornare alla vita selvatica, ma non tutti sono pronti. Chi più, chi meno. Il gatto lo è più degli altri. Nonostante millenni di domesticazione, ha conservato tutte le attitudini alla caccia, l'agilità e le capacità sensoriali che ne fanno un micidiale predatore. Solo in America i gatti cosiddetti domestici e casalinghi uccidono 1 miliardo di uccelli all'anno. Per questo non hanno difficoltà a tornare alla vita selvaggia, a trasformarsi in feral cats.
Molti cacciano nelle ore di luce, ma è di notte che danno il meglio di sé, quando possono contare su capacità sensoriali eccellenti anche nell'oscurità più completa. I feral cats si aggirano in prossimità delle case, ma hanno paura degli uomini e cercano di non farsi mai mettere sotto controllo. È impossibile accarezzarli, tantomeno prenderli in braccio. Si riproducono quando vogliono loro, lottano per quello che preferiscono. I maschi adulti sono animali solitari che incontrano la femmina solo nella stagione degli amori. Le femmine formano con i cuccioli un branco, proprio come un gruppo di leonesse. E come un branco di leonesse, difendono una propria riserva di caccia, uno spazio vitale che può arrivare a 1000 ettari, i cui confini sono marcati con urina, escrementi e l'odore delle ghiandole facciali. Proprio come farebbe un vero gatto selvatico, che in fondo è il loro progenitore e gli somiglia molto. Un giovane gatto selvatico gioca con la preda. La sua coda, larga e con un disegno di anelli neri, è la caratteristica più evidente che lo distingue da un gatto domestico. Rispetto al gatto selvatico europeo, tendono ad essere più snelli, con le orecchie più grandi e con la coda meno folta. Ma le variazioni sul tema sono infinite, perché non c'è un gatto uguale all'altro. E non è vero che tutte le gatte sono grigie di sera. Questi sono gatti selvatici dell'Europa centrale. Questo è un feral cat dell'Appennino. A distanza e soprattutto di notte, nessuno potrebbe distinguerli. I feral cats possono accoppiarsi con i veri gatti selvatici e anche per gli zoologi è molto difficile distinguere gli ibridi. Possono solo analizzare il DNA alla ricerca dei pochissimi geni che sono esclusivi del gatto domestico e fanno la differenza fra una vera mini tigre dei boschi che nessuno oserebbe accarezzare e un pacifico gattone di casa che non chiede altro che carezze. I gatti sono dei vincenti e contendono ai cani il posto nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Solo in Italia superano i 10 milioni di esemplari. I feral cats si riproducono e avanzano, ma hanno bisogno di nuove reclute per rimpiazzare le inevitabili perdite. Molti sono vittime di incidenti sulle strade, di tagliole e trappole, altri muoiono di stenti e malattie, non pochi finiscono negli artigli delle aquile reali o nelle fauci dei lupi. Le reclute provengono dalle comunità di gatti borderline, quelle che frequentano i centri abitati ma vivono per fatti loro, per strada, nei giardini, fra i ruderi. Sono alimentati dagli uomini, ma non entrano mai nelle case. Maschi e femmine sono sani, nessuno li ha sterilizzati e quindi si riproducono ogni volta che ne hanno la possibilità. A Calcata, un piccolo paese del Lazio, vivono almeno 50 gatti allo stato brado, appena un gradino più in basso dei feral cats. Basta poco perché qualcuno di loro prenda la strada del bosco e finisca per diventare un cacciatore a tutti gli effetti. Potrebbe essere un maschio in cerca di una compagna o una femmina in calore. Dimenticherà gli uomini, tornerà a riconoscere il fruscio della preda e a scoprire dove si trova una sorgente di acqua pura. Per i piccoli animali del bosco sarà un predatore micidiale, un nemico in più dal quale guardarsi. Per i gatti selvatici autoctoni sarà un intruso, un guastafeste, un inquinatore genetico che porterà nel sangue della popolazione selvatica pura i geni dei gatti domestici
magari di un siamese, di un angora, di un persiano, con buona pace della purezza etnica. I gatti di Calcata convivono con una ricca popolazione di altri animali rinselvatichiti, i feral pigeons, noti anche come colombi torraioli o semplicemente piccioni. Fanno il nido nelle fessure dei muri, si corteggiano, tubano e profittano del cibo messo a disposizione dai cittadini residenti e dai turisti, nonostante le ordinanze comunali lo vietino. Non hanno stagioni riproduttive. Ormai depongono le uova anche in pieno inverno, di solito due per ogni covata. Entrambi i genitori si prendono cura dei pulcini per più di 3 settimane e questi, dopo 6 mesi, sono già in grado di riprodursi. A dispetto del loro aspetto innocuo e innocente, i colombi sono uccelli aggressivi che combattono ferocemente fra di loro per la conquista delle femmine e dei luoghi dove nidificare. I più famosi fra i feral pigeons sono quelli di Venezia, che senza di essi non sarebbe la stessa, ma rappresentano un problema per i marmi e le decorazioni di quella e di tante altre città d'arte. Difficilissimo controllarne la presenza. Le barriere utilizzate funzionano, ma bisognerebbe riempirne la città. Impossibile. Una vera disfatta per sindaci e cittadini. Eppure, dietro il colombo sporco e fastidioso di città, si nasconde un animale notevole, come aveva capito lo stesso Charles Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione, che fu un appassionato allevatore di colombi. Ne individuò e selezionò molte varietà, alcune importanti per l'alimentazione dell'uomo, altre per la bellezza del piumaggio. Di fatto, proseguì il lavoro di selezione artificiale iniziato dalle antiche popolazioni babilonesi ed egiziane, alle quali si deve la domesticazione di questi uccelli, che servivano soprattutto per inviare messaggi. Si tratta dei colombi viaggiatori che hanno svolto un regolare servizio postale per molte nazioni fino ad alcuni anni fa. I colombi viaggiatori, infatti, hanno una spiccata fedeltà per la loro colombaia, della quale memorizzano le coordinate in base alla posizione del sole, per cui, portati anche a grande distanza, riescono a ricostruire nel loro piccolo ma evoluto cervello la rotta necessaria per tornare alla colombaia. Il punto di partenza per il processo di domesticazione e di selezione fu la colomba livia, che sopravvive allo stato originario, in piccolo numero, in poche zone del Mediterraneo, ed è caratterizzata da piccole dimensioni e dal piumaggio grigio con 2 facce scure sulle ali e una macchia bianca alla base della coda. Sono uccelli particolarmente veloci e interessanti che di solito prediligono le scogliere marine. Nidificano in piccoli gruppi fra le rocce, spesso nelle caverne, e conoscono alla perfezione il loro territorio. Sanno dove trovare l'acqua da bere, i semi e i germogli di cui nutrirsi. Da questo colombo selvatico sono state selezionate centinaia di razze.
Ma quella torraiola che vive nelle nostre città continua ad essere molto simile al modello selvatico, anche se ogni tanto escono fuori varianti cromatiche di ogni tipo, al punto che trovare esemplari di aspetto puro non è facile. In questo stormo di colombi feral che vivono a Roma ci sono solo pochi esemplari del tipo ancestrale. Come i colombi selvatici, anche questi seguono il ritmo delle stagioni per approfittare della produzione di frutti e di semi. Un momento importante è legato alla maturazione dei frutti del bagolaro, un albero mediterraneo i cui piccoli frutti neri sono particolarmente ricercati non solo dai colombi, ma anche dagli storni. Gli storni sono più leggeri e agili. Per loro muoversi nella chioma degli alberi è molto più facile. Così, una volta fatto il pieno di frutti sui rami, facendo un po' di acrobazie, i colombi passano alla fase 2 del loro comportamento alimentare. La raccolta sul terreno, anch'essa tipica dei colombi selvatici. Sulle loro corte zampe trotterellano veloci per raggiungere i frutti prima degli altri. Qualcuno litiga, un altro ne profitta per tentare un corteggiamento. Tengono d'occhio il loro più efferato predatore, il gabbiano reale, che si muove nei pressi con nonchalance, pronto a cogliere il minimo segno di debolezza o di difficoltà. Il principale predatore del colombo in città non è il falco pellegrino, ma è il gabbiano reale, che ha conservato le abitudini predatorie della specie abituata a cacciare gli uccelli migratori sulle rive del mare. Anche solo per la loro azione di controllo sui feral pigeons, bisognerebbe considerare con un occhio più benevolo i gabbiani reali. Quando i gabbiani reali non bastano più, si interviene con un rapace addestrato alla cui sola vista i colombi si danno alla fuga. Il Mediterraneo è stato il centro di molti processi di domesticazione o comunque l'area dove le antiche civiltà hanno spinto al massimo la capacità di circondarsi di animali domestici per ricavarne cibo, fibre, forza lavoro, compagnia, assistenza nella caccia. Alcuni territori sono stati condizionati dalla presenza degli animali domestici più di altri. Fra questi le piccole isole, dove le popolazioni di pecore e di capre spesso superano di molto quelle degli uomini. Mentre non esistono pecore feral, almeno nelle nostre zone, le capre non hanno difficoltà a tornare alla vita completamente selvatica. Sono animali frugali, in grado di sopravvivere con un'alimentazione limitata e con poca acqua. Quelle che vivono nella più remota fra le isole del Mediterraneo, l'isola di Montecristo, sono un fantastico esempio di ritorno alla vita libera e di sopravvivenza in condizioni limite. Nell'isola di Montecristo, uno scoglio sperduto in mezzo al Tirreno, le capre sono state portate probabilmente da qualche marinaio perché potessero fornire cibo in caso di naufragio.
Poi la popolazione è stata incrementata dal re Vittorio Emanuele II nel XIX secolo perché potessero soddisfare il suo desiderio di caccia allo stambecco anche in un ambiente così lontano dalle sue Alpi. Le capre di Montecristo ormai non sono più cacciate da decenni. Da secoli nessuno le munge più o assiste al loro parto, tantomeno le nutre. Sono diventate capre piuttosto omogenee nell'aspetto e per alcuni preziose, tanto da aver legittimato la costituzione di uno stock in cattività puro e da comparire nel Red Data Book degli animali in pericolo di estinzione. Prive di qualsiasi controllo, naturale o artificiale, le capre di Montecristo si sono riprodotte in modo eccessivo e oggi hanno un impatto negativo sull'ecosistema più che fragile dell'isola. Distruggono la vegetazione con la sistematicità di un decespugliatore, lasciando solo le più indigeste fra le piante della macchia, accelerando così l'evoluzione della vegetazione verso un denso e impenetrabile arbusteto di piante sempre verdi, spinose e tossiche. Ma non possiamo non restare affascinati dalla loro capacità di sopravvivenza in un massiccio di granito che dista non meno di 50 miglia dalla costa più vicina. Del mare più antico del mondo c'è la Sardegna, la seconda isola del Mediterraneo e una delle meno abitate. Meno di 70 persone per chilometro quadrato, un terzo della media dell'Italia. Circa 1.600.000 uomini condividono con almeno 4 milioni di animali domestici, in buona parte allevati allo stato brado, un territorio spesso montuoso e boscoso con delle vaste aree wilderness, prive di segni della presenza umana, come il Supramonte, un massiccio montuoso dell'interno. Qui tutti gli animali sono liberi. I maiali a piede libero si accoppiano con i cinghiali, generando ibridi di tutti i colori. Maiali che sembrano cinghiali, cinghiali che sembrano maiali e in mezzo tutta una serie di curiose combinazioni. In genere, di 100 capi, se ne recuperano sì e no la metà, gli altri si danno alla macchia. Ma dato che l'allevamento così ha un costo zero, vale sempre la pena di praticarlo. Molto più pura è invece la popolazione di cavalli selvatici che vive nella Giara, un altipiano di basalto completamente disabitato, se non fosse per questi 600 cavalli selvaggi di origine assai antica. I cavallini della Giara sono una tipica forma insulare per le dimensioni ridotte, meno di 130 cm al garrese, una struttura snella, criniera e coda lunghissime. È molto probabile che derivino da un nucleo di cavalli arabi introdotti nell'isola al tempo dei Fenici e rimasti poi in condizioni di totale isolamento, senza scambi genetici, con cavalli continentali giunti più tardi. L'uomo li ha sfruttati pochissimo, fatta eccezione per qualche giumenta utilizzata per trebbiare il grano e per qualche esemplare che veniva abbattuto per la carne, i cavallini della Giara sono vissuti in completa autonomia.
Il loro numero si è sempre mantenuto basso. Non ci sono mai state esplosioni demografiche. L'ambiente è difficilissimo. D'inverno il pascolo e l'acqua abbondano perché si formano ampi bacini lacustri, chiamati pauli, dove i cavalli possono pascolare, ma d'estate l'acqua scompare e il pascolo inaridisce. Molti esemplari muoiono e la popolazione subisce un periodico crollo numerico, ma i sopravvissuti hanno la possibilità di riprendersi quando le piogge trasformano la giara in un lussureggiante acquitrino. I cavalli della giara vivono come i loro cugini selvatici. Formano piccoli nuclei familiari composti da alcune giumente, da pochi puledri e da un maschio adulto, lo stallone, che controlla la sua famiglia allontanando gli altri maschi. Se i branchi fossero più grandi, non potrebbero sfruttare efficacemente le risorse alimentari, che sono sempre scarse e disperse, in questo desolato altipiano spazzato dal maestrale che piega le querce da sughero fino a terra. Nell'Appennino, la catena montuosa lunga più di 1000 chilometri che divide in due il Mar Mediterraneo, vivono tre predatori che appartengono alla famiglia dei canidi. Il lupo, la volpe e poi il cane rinselvatichito, il feral dog. Ecco la volpe. Agile cacciatrice di topi, astuta al punto di diventare sfacciata dove sa di non essere più perseguitata. Il suo pelame, all'approssimarsi dell'inverno, diventa di un bel colore acceso come le foglie dei faggi e degli aceri. Le volpi, come gli altri canidi, non vanno in letargo. Troveranno di sicuro qualcosa da mangiare anche sotto la neve. La storia dei feral dog dell'Appennino e dei loro rapporti con i lupi è una storia lunga e complessa che vale la pena di conoscere in dettaglio. D'inverno la neve nasconde il pascolo, rende difficile ogni passo. Gli uomini non vanno a controllare come stanno le loro vacche e i loro cavalli lasciati in montagna. Nuovi e antichi predatori possono sferrare attacchi micidiali.
I predatori antichi, se possono scegliere, preferiscono le prede selvatiche. I lupi hanno ucciso un cervo. Adesso smaltiscono il pasto in cima alla collina, a 500 metri di distanza dalla loro vittima. Aspettano che cali la notte per tornare a saziarsi con una carcassa di 2 quintali. Di giorno ci pensano le volpi e le cornacchie, che piluccano brandelli di cibo guardandosi sempre dietro le spalle. Temono che i lupi non aspettino la notte e tornino alla carcassa. Per la volpe sarebbe la fine. Così mangia in fretta, senza gustare nulla. Anche i feral dogs hanno approfittato della carcassa. Si comportano come lupi, ma sono cani, liberi e senza padrone, e ormai hanno preso possesso delle montagne. Dall'Emilia alla Calabria se ne contano decine di migliaia e il loro ruolo nell'equilibrio ecologico comincia a essere noto grazie alle ricerche condotte soprattutto nell'altopiano delle Rocche, alle falde del Monte Velino e del Sirente. È una zona strategica per la presenza della grande fauna, perché fa da cerniera fra i monti della Marsica a sud e quelli del Gran Sasso più a nord. Ci sono avvoltoi, cervi, cinghiali, lupi e a volte anche orsi. D'inverno qui la temperatura può scendere a 20 gradi sotto zero, ma per i feral dogs non rappresenta certamente un problema. Gli agenti della selezione naturale, rappresentati dalle bufere invernali e dai lupi, hanno favorito gli esemplari di grande taglia, per cui i feral dogs possono essere di tutti i colori, ma sono sempre grandi e aggressivi. Mastini abruzzesi dal vello bianco, pastori tedeschi, Rottweiler e spinoni che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di coprire una femmina in calore e poi sono tornati a fare la guardia alle proprietà degli uomini. Si cibano soprattutto di rifiuti, ma continuano a nutrire un forte interesse per il bestiame, che rappresenta per loro un'importante risorsa alimentare. Gran parte dei danni al bestiame attribuiti ai lupi sono infatti causati dai feral dogs, che a differenza dei lupi non temono gli uomini, perché nel passato li hanno frequentati e hanno l'arroganza di farsi vedere in pieno giorno intorno alle greggi e agli stazzi per cogliere il momento propizio per sbranare una pecora, un vitello o un puledro. Quando attaccano la preda,
Lo fanno come farebbero i lupi, ma non hanno la forza, la velocità e la bravura dei loro cugini. Per questo i feral dogs non sono in grado di catturare un cervo o un cinghiale e quando non trovano una facile vittima devono accontentarsi di rifiuti e di carcasse lasciate dai lupi. Vivono in coppie, ma anche in gruppi di una certa entità sottoposti all'autorità di un capobranco. Il ritorno alla vita selvaggia è stato completo, ma solo in parte. Le cucciolate dei feral dogs, infatti, subiscono ogni anno grandi perdite a causa del maltempo e dei predatori. Ma non c'è problema. Esiste una schiera di reclute pronte ad arruolarsi nell'esercito che ha conquistato la libertà. Provengono dalla multiforme popolazione di cani randagi e vaganti che frequentano la periferia dei piccoli paesi e non hanno un padrone o ne hanno troppi. Secondo le statistiche, potrebbero superare addirittura 1,5 milioni di esemplari. Per un cane randagio, il passo verso la vita selvatica ed autonoma del feral dog è molto breve. Quando un capobranco o una femmina in calore passano vicino al villaggio, radunano una schiera di ammiratori e li portano con sé in montagna. Qui dovranno fare i conti con i lupi. Fra i due non corre buon sangue. Dove i lupi si sentono forti, non esitano ad assalire i cani, per quanto possono essere massicci e aggressivi. I cani lo sanno, ma non possono resistere alla tentazione di andare incontro al loro antenato selvaggio, spinti da un'attrazione fatale. I lupi vincono sempre e non fanno prigionieri. Dove i lupi invece sono rari, perché si trovano al margine del loro territorio, allora, in quella situazione molto particolare, se incontrano una femmina di cane in calore, la risparmiano, la corteggiano, si accoppiano con lei. Così i due animali, che in fondo sono molto simili perché il cane discende dal lupo, formano una coppia multirazziale, unita da un legame fortissimo di fedeltà e reciproca abnegazione, e generano un nuovo prodotto dell'evoluzione. Una cucciolata di lupi cane che saranno allevati proprio come una cucciolata di lupacchiotti. L'ibrido fra lupo e cane ha la taglia di un grosso pastore tedesco. La coda è più lunga di quella del lupo, il pelame è scuro, a volte quasi nero. Ma per il resto, gli ibridi sono difficilmente distinguibili, soprattutto di notte. Nell'Appennino si stima una popolazione di circa 1,000 lupi e un nucleo di feral dogs 10 volte più grande. Ma gli ibridi qui sono relativamente rari. Le famiglie ibride si diffondono invece nella Toscana, nelle Puglie, in tutte le zone dove i lupi sono in numero esiguo e sono soggetti a continue perdite a causa del bracconaggio e degli incidenti sulle strade. Gli ibridi sono stati filmati da videotrappole disposte nei passaggi strategici. Sono animali dall'indole furtiva, attenta, talmente micidiali
che ormai nei boschi di querce e nelle coste nei passaggi strategici sono animali dall'indole furtiva, attenta, talmente micidiali che ormai nei boschi di querce e nelle desolate campagne della Maremma e delle Murge hanno sottratto ai pochi lupi autoctoni il posto di super predatore al vertice della catena alimentare. Rappresentano un problema, non c'è dubbio, per i danni che causano al bestiame, alla fauna selvatica e soprattutto ai lupi, ai quali possono anche trasmettere delle malattie. Ma in fondo sono il risultato di una delle tentazioni più naturali e primordiali: il richiamo della foresta.